Allora, buongiorno e benvenuti innanzitutto ai colleghi di Lucania TV e Arta Communication per questa conferenza stampa. 40 anni fa, Rotonda, precisamente il 5 novembre del 1982, incontrata a Calorie, grazie alla sensibilità e al senso civico del compianto Mario Caldarelli, affioravano i primi resti fossili di un esemplare di Elephas Antiquus Italicus, l'elefante pleistocenico che ha fatto tanto parlare di sé e che ha poi generato il Museo di Storia Naturale di Rotonda e le successive campagne di scavo. Di questo importante anniversario parleranno oggi il sindaco di Rotonda Rocco Bruno, l'assessore al turismo Donatella Francese, Paola Di Cuia, direttore creativo di 3D Research e co-progettista del MUGEPA, e Francesco Caldarelli, figlio del defunto Mario, proprietario del terreno in cui appunto avvennero i primi ritrovamenti. Quindi iniziamo questa conferenza stampa dando la parola al primo cittadino, Rocco Bruno, che introdurrà i lavori della giornata. Buongiorno, buongiorno a tutti, saluto i presenti, ringrazio anche Silvestro per la sua presenza. Saluto Francesco Caldarelli, figlio del compianto Mario, a cui accennava poc'anzi Silvestro. Ne discutevamo anche prima, anche della sua importanza, della responsabilità che ha avuto all'epoca di non oscurare il tutto e quindi di avvisare chi di competenza affinché poi donasse appunto a Rotonda questo importante patrimonio che nel corso degli anni è stato sì valorizzato, forse non è stato fatto abbastanza, ma oggi proprio con la presentazione di questo nuovo progetto museale vogliamo rilanciare. Un saluto quindi anche a Paola della 3D Research, che è la società che è incaricata dal comune di Rotonda per l'allestimento multimediale del nuovo museo che, come possiamo vedere poi alle nostre spalle, cambierà anche nome in MUGEPA con l'acronimo MUGEPA. Quindi siamo qui a 40 anni proprio dal rinvenimento del primo reperto dell'Elephas che, come possiamo dire, il punto di forza del nostro museo. Un museo che da qui a breve, speriamo nel più breve tempo possibile, vedrà completamente una nuova veste. Ripeto, nel corso degli anni è stato gestito, possiamo dire, anche con tutte le difficoltà del caso, sia economiche che gestionali, sempre da parte dell'ente, anche con l'ausilio delle varie associazioni locali, al quale va comunque un ringraziamento per la loro disponibilità, grazie anche ai volontari del Servizio Civile Nazionale, ma soprattutto poi oggi siamo qui grazie anche al lavoro che è stato fatto nella passata amministrazione per il recupero di un vecchio finanziamento che purtroppo non era mai stato utilizzato e che siamo qui oggi proprio a poterlo sfruttare e a donare alla nostra popolazione un museo sicuramente all'altezza e corrispondente proprio a ciò che merita. Non andrò io nel dettaglio, ci sarà poi sicuramente Paola a farlo, però io penso che presto Rotonda avrà a disposizione un contenitore culturale sicuramente molto, molto importante, che darà lustro non solo alla nostra comunità e all'area sud della regione, ma forse proprio all'intera regione Basilicata, perché andremo a compiere un lavoro molto, molto importante, molto sicuramente significativo, bello, che arricchirà poi la nostra proposta ai tanti turisti che affollano il nostro borgo con un contenitore culturale veramente molto, molto bello e importante. Io credo che questo possa rappresentare anche un punto di svolta
anche da un punto di vista turistico per la nostra comunità, che comunque già sta vivendo un periodo da questo punto di vista molto importante e roseo, e i numeri ne sono la testimonianza. Però io penso che questo progetto possa effettivamente rappresentare per Rotonda, per la comunità rotondese e per il comparto anche turistico sicuramente un valore aggiunto, per cui contiamo sicuramente di inaugurarlo nel più breve tempo possibile. Non ci poniamo delle date perché sappiamo bene quando poi gli imprevisti, soprattutto quando occorre fare dei lavori, sono dietro l'angolo, ma sicuramente il lavoro che si sta svolgendo è molto, un lavoro molto certosino. Si sta lavorando in maniera egregia con sinergia di tutti gli attori interessati. Non mi dilungo ulteriormente, ribadisco ancora una volta l'importanza che ha rivestito il museo nel corso di questi 40 anni, ma soprattutto che rivestirà nel nostro futuro. Credo che poi rappresenterà forse per tutto quello che l'amministrazione ha messo in moto in questi 3 anni, ma anche nella passata amministrazione, la ciliegina sulla torta, e che darà uno slancio definitivo alla nostra comunità. Quindi grazie a tutti, cedo nuovamente la parola poi a Silvestro e a chi di competenza. Allora, ringraziamo il sindaco per il suo intervento introduttivo. Il sindaco stesso parlava di quello che potrà, del ruolo che potrà svolgere il nuovo museo dal punto di vista del turismo, per cui non posso che cedere il microfono all'assessore al turismo Donatella Francese, alla quale spetta il compito di dirci appunto come questo museo potrà diventare un punto forte dal punto di vista dell'offerta turistica nei mesi futuri. Buongiorno e grazie per la parola e benvenuti ai presenti. Sì, questo museo si proietta nel futuro grazie anche a un nuovo progetto multimediale che lo investirà da qui a qualche tempo. Un progetto voluto fortemente da questa amministrazione, che ha deciso di puntare su questa importante risorsa che ha a disposizione la comunità e anche le persone che poi di volta in volta ci scelgono come meta delle loro vacanze. Un patrimonio che va assolutamente tutelato e valorizzato ancora di più e sempre di più. E il nostro intento era proprio questo. Doteremo appunto il museo di supporti multimediali, di contenuti molto più fruibili, alcuni che non erano proprio presenti, proprio per far sì che il museo possa essere vissuto in maniera molto più in maniera migliore e anche totale, più immersiva, perché la paleontologia è anche una cosa che magari è molto distante da noi. Anche rappresentare un territorio che ha subito grandi mutamenti era difficile farlo se non con l'ausilio della tecnologia, che in questo ci aiuta e supporta a far capire ciò che è avvenuto in questo territorio, in questo ambiente che migliaia di anni fa era un bacino lacustre, soprattutto in contrada Calorie. Ricordiamo che c'è uno dei giacimenti più importanti di fossili e di combustibili fossili, che poi la lignite. Il museo quindi si apre anche a un nuovo nome, un nome che è anche più che lo rende più ampio, rende più ampia la dotazione del museo, perché il museo non è soltanto quello dell'elefante, anche se poi è l'elemento che lo contraddistingue maggiormente. Ma volevamo aprirci con il nuovo nome di Mugepa anche ad altri aspetti che comunque sono importanti e che comunque vanno raccontati, come la geologia di questo territorio e anche l'archeologia, perché durante gli scavi, le operazioni di scavo che ci sono state negli anni, sono emersi anche dei frammenti, degli importanti frammenti archeologici che non sono mai stati esposti e che nel futuro contiamo di poterlo fare. E per questo anche il nome è cumulativo di tanti aspetti. Ringraziamo anche l'assessore al turismo del comune di Rotonda, Donatella Francese. E questa, ribadisco, è una conferenza stampa che, oltre che proiettarci al futuro,
ha l'obbligo di ritornare al passato, a quello che successe nel 1982. E per questo abbiamo invitato Francesco Caldarelli, che in rappresentanza della famiglia da cui appunto nacque tutto, che ci porterà delle testimonianze e dei ricordi su quello che successe appunto in quel autunno di 40 anni fa. Buongiorno a tutti, per me è un orgoglio sia da figlio che naturalmente da cittadino rotondese. Finalmente questo reperto che ha trovato mio padre possa essere rivalutato per il suo giusto valore. Purtroppo sono passati 40 anni, ma questo dicevamo con l'assessore, sembra che è stato scoperto oggi, perché con tanti finanziamenti, talvolta gestiti male, talvolta chissà dove sono andati. Ad oggi almeno ringrazio appunto l'amministrazione, soprattutto Donatella, che si sta impegnando tanto per ridare un nuovo volto al museo, ai reperti e soprattutto al gesto di mio padre. Non va in vano, diciamo, possa quindi essere per tutta la comunità un valore aggiunto per il futuro. Questo è, spero sia un monito anche per le amministrazioni future, che come sempre si distrugge quello che è stato fatto prima, purtroppo. Niente, un ringraziamento a tutti coloro che stanno dando un contributo, al professor Mollo, a Luca Bellucci che non c'è, a Paola che ho conosciuto in questa occasione. Siamo, ripeto, orgogliosi come famiglia, perché si sta svolgendo un bel lavoro e speriamo che le cose possano andare in avanti sempre meglio. Francesco, raccontiamo com'è nata la cosa, che cosa stava facendo tuo papà, così lo facciamo sentire pure. Ah sì, io giustamente non lo ricordo, però mi è stato raccontato, perché ero praticamente appena nato. Lui stava facendo dei lavori per impiantare un vigneto e all'epoca uscì un pezzo del femore dell'elefante. Naturalmente, essendo un pezzo enorme, capì subito che si trattasse di un reperto molto antico. E all'epoca lo fece vedere al sindaco, dal sindaco tramite il professore Gravero iniziarono quindi una serie di consultazioni per effettuare gli scavi che poi dopo furono effettuati in anni successivi per una serie di problematiche, però comunque all'epoca ci fu questa campagna di scavi che diede alla luce l'intero elefante. E fu il primo a livello proprio del sud Italia di importanza come ritrovamento e come conservazione dei reperti. Mio padre fu molto orgoglioso di questo proprio perché non è stato in vano ciò che ha dato a tutta la comunità. Bisogna ringraziare non perché mio padre, giustamente, ma a tutte quelle persone che danno la possibilità di continuare a effettuare gli scavi e di dare alla luce questi reperti, perché altrimenti sappiamo benissimo questi sono dei vincoli che comportano a chi ritrova questi reperti. Però per fortuna noi ad oggi possiamo solo ringraziarlo e continuare a goderci, diciamo, il bene che ci ha lasciato. Grazie. Allora, un grazie a Francesco Caldarelli per le sue testimonianze e ci avviamo quindi alla parte conclusiva di questa conferenza stampa, cedendo la parola alla dottoressa Paola Ticuia, direttore creativo di 3D Research e coprogettista del MUGEPA, che ci illustrerà il progetto di restyling del nuovo Museo dell'Elefante. Grazie. Buongiorno.
ho voluto iniziare con questa frase che vorremmo, ci piacerebbe diventasse un po' il motto del nuovo museo, tutta un'altra storia. E con un po' un gioco di parole si vuole intendere insomma un rinnovamento totale, un rinnovamento dal punto di vista delle intenzioni, della comunicazione, ma ovviamente mantenendo quelli che sono i caratteri distintivi di quello che è stato finora il Museo di Storia Naturale del Pollino. Abbiamo ovviamente tra le mani una ricchezza importante da valorizzare perché, come ha detto giustamente Francesco, si tratta di reperti che sono straordinari non solo dal punto di vista dello stato di conservazione, ma anche perché si tratta di scheletri interi. Non dimentichiamo che c'è anche quello dell'ippopotamo, e questo non è affatto banale per dei reperti del Pleistocene. Inoltre il museo in sé, se non erro, esiste dal 92-93, quindi non proprio 40 anni più o meno, quindi abbiamo già un'istituzione e non dobbiamo cancellare quello che c'è stato, dobbiamo valorizzarlo. E abbiamo già un buono spazio a disposizione, perché comunque l'edificio, per quanto non sia stato costruito per essere un museo, naturalmente è uno spazio diciamo perfettamente adattabile allo scopo, ma soprattutto, e l'ho voluto mettere in grassetto apposta, c'è ancora tanto da dire, tanto da studiare, tanto da restaurare e da esporre. Come diceva anche Donatella, ci sono dei reperti conservati nei magazzini di questo museo che non sono ancora stati esposti, ed è un peccato perché c'è appunto ancora tanto da dire. E poi il punto forte secondo me di tutto è appunto la volontà forte dell'amministrazione comunale che c'è stata di voler valorizzare questa ricchezza e anche farne un punto di riferimento per il territorio. Tutta un'altra storia perché, qui nell'immagine vedete i miei colleghi intenti a realizzare la scansione 3D delle ossa dell'ippopotamo in particolare, che saranno appunto utilizzate nelle applicazioni tecnologiche di cui l'assessore parlava. Perché è tutta un'altra storia il nuovo Mugepa? Perché innanzitutto si vuole mettere i reperti al centro, ma non farne l'unico motivo di attrazione del museo, si vuole parlare del territorio, quindi si crea non uno spazio dove semplicemente inserire una vasca con i reperti, ma un percorso strutturato, un qualcosa che si possa appunto definire museo in senso ampio. E perché anche tutto ciò viene fatto con la collaborazione e la sinergia fra più professionisti, ognuno competente nel suo campo, di cui 3D Research con un certo senso di responsabilità anche si sta occupando della parte appunto di progettazione degli spazi e di comunicazione della nuova identità, e per l'utilizzo di nuove tecnologie, chiamiamole nuove tecnologie, mi sono un po' restia a usare questo termine perché la tecnologia si evolve in maniera spaventosa e ciò che è nuovo oggi potrebbe non esserlo domani, ma si tratta sicuramente di tecnologie all'avanguardia, perché noi sostanzialmente in 3D Research facciamo questo, cioè ci occupiamo di tecnologie di fruizione. La cosa più importante è che queste abbiano lo scopo all'interno del Mugepa di aumentare l'interattività e il tempo di permanenza, perché un museo che offre delle cose da fare è un museo in cui torno più volentieri. E poi l'introduzione nel nuovo progetto di spazi diciamo d'uso complementare, come questa sala dove stiamo svolgendo questa conferenza, che sarà appunto una sala conferenza e sala cinema, uno spazio versatile. Può darsi che non sia chiarissimo, ma l'ho voluto inserire la pianta diciamo vista dall'alto con queste aree colorate per farvi comprendere un po' la suddivisione degli spazi. Si è nell'ambito della progettazione di un percorso che avesse un suo senso e una sua coerenza anche proprio dal punto di vista spaziale, si è suddiviso lo spazio in aree a seconda ovviamente della funzione che dovessero avere, e quindi come nella maggior parte dei musei ci sarà un'area
diciamo, introduttiva, dove avremo anche un bookshop con perciò del merchandising, delle pubblicazioni, dove sarà possibile ovviamente acquistare biglietti, eccetera. E, è uno spazio che abbiamo voluto battezzare Laboratorio di Restauro perché probabilmente non nell'immediato, ma sicuramente nel futuro, questo sarà lo spazio dove poi quei reperti che sono nei magazzini, o gli stessi diciamo reperti dell'elefante e dell'ippopotamo che hanno bisogno magari di manutenzione, saranno appunto lavorati, diciamo così. E sarebbe l'ideale, quella è l'intenzione, che questo fosse visibile dal pubblico. Quindi un'ulteriore attività, un'ulteriore strumento per valorizzare quello che c'è. Le aree in giallo sono quelle espositive, e quella al centro che vedete è la sala principale, dove saranno appunto esposti i reperti principali. E al piano superiore l'area in arancione è quella che abbiamo voluto rinominare area edutainment o didattica, che sarà interamente dedicata ai più piccoli. Come dicevo prima, l'inserimento nel progetto di spazi ad uso complementare, l'area laboratorio didattico, così come anche la biblioteca, che può essere sfruttata per uno scopo simile, vuole essere proprio questo, uno spazio dedicato alle scuole, ai bambini. E ancora aree espositive, quelle in giallo, tra cui appunto questa sala, e secondo piano dedicato, a parte la sala archeologica, principalmente alle tecnologie. Come ho detto, si tratta di un lavoro fatto in sinergia con più professionisti, li conoscete già naturalmente, li nomino velocemente: Fabrizio Mollo, che oltre ad essere ovviamente il direttore del museo, si occupa nello specifico della parte archeologica; Luca Bellucci, che è dell'Università di Firenze, che si sta occupando ovviamente della parte paleontologica; Maurizio Lazzari del CNR, che si sta occupando della parte geologica. Mentre 3D Research, diciamo, ha un ruolo insieme all'architetto Rocco Cina, che appunto ci ha dato un grosso apporto da un punto di vista di progettazione degli spazi, con le sue competenze ovviamente. Ha un ruolo di coordinamento, oltre che aver lavorato sulla parte visiva. E parlavamo di tecnologie, qui ho voluto inserire qualche immagine di alcune di quelle che sono le installazioni effettuate da 3D Research nel corso del tempo. Questo perché, lo dico ovviamente facendo parte di 3D Research con un certo orgoglio, che abbiamo una lunga esperienza in questo. Abbiamo lavorato su moltissimi musei e siamo continuamente all'avanguardia sulle tecnologie. In particolare in questo museo avremo delle soluzioni touch come quella che potete vedere qui, e delle soluzioni VR in realtà virtuale. E non vi anticipo il contenuto perché è abbastanza variegato e staremmo qui troppo tempo. Abbiamo detto, appunto, abbiamo già parlato degli spazi, quindi l'area conferenze, la sala conferenze, l'area didattica rinnovata. E vi presento qui alcuni rendering del progetto, che vi prego, diciamo, di non tener conto del fatto che ci sono molte fotografie. Non sarà così ovviamente, cioè dove ci sono le foto ci saranno i pannelli con le varie informazioni. E questi rendering sono stati realizzati dall'ingegnere Gaetano Armando e dal suo team, che, con cui stiamo appunto collaborando per la progettazione. È giusto per darvi un po' un'idea di come un po' gli spazi verranno realistici nella sala 3, soprattutto, che è quella appunto ampia che avete visto al centro. Lì ci saranno le due vasche, quelle di Mali, questa dell'elefante, questa quella dell'ippopotamo, e con una rimodulazione degli spazi, quindi si faranno dei lavori nel periodo prossimo in quella sala, proprio per eliminare, diciamo, delle piccole pareti, in modo da creare uno spazio coerente per i visitatori. E qui lo vedete un po' dall'alto.
Passiamo al racconto un po' degli Incavvisiva. Questo lo conoscete, che riporta in maniera molto evidente il simbolo del Museo dell'Elefante e appunto il logo attuale. Il focus di questo logo è appunto l'elefante. L'elefas come unico focus di fatto dell'immagine, dell'identità visiva. E c'è ovviamente un richiamo nel naming con parlando di Pollino, quindi del territorio del Pollino. Nella nuova identità visiva invece, come ha detto l'assessore, abbiamo un po' voluto cambiare il focus. Non è più solo l'elefas, ma il focus è il territorio, è l'intreccio delle discipline, della geologia, dell'archeologia, è lo studio scientifico che c'è alla base di quello che poi verrà esposto nel museo, sono il motivo dominante della nuova identità visiva. L'elefas è ovviamente un simbolo e va tenuto, perché appunto diciamo anche la comunità e anche oltre la comunità conosce Rotonda anche per l'elefas. Che cosa, da cosa siamo partiti? Da un concetto che ci è sembrato accomunare tutte le discipline che volevamo far lavorare nel MUGIPA, ovvero il concetto di stratigrafia. Saprete forse che sia in paleontologia che in archeologia in particolare, quando si scava si lavora per strati appunto, si parte dal più recente e si va giù fino al più antico, e in geologia è lo stesso, si analizza il complesso ma si analizzano anche in caso i singoli strati, diciamo, che ci dicono tanto della formazione geologica del territorio. Siamo partiti quindi da questo concetto che accomunava le tre discipline e l'abbiamo unito con quello dell'elefante, che abbiamo detto appunto doveva permanere. Il risultato è questo. Nel MUGIPA quindi c'è il concetto di stratigrafia, c'è l'elefante e c'è uno stile che vuole essere... che vuole essere sicuramente più moderno e più anche minimale rispetto a quella che era l'identità originale. L'utilizzo dei colori, non a caso ovviamente, i colori della terra, delle rocce che potessero un po' richiamare le discipline citate, con una separazione che vorremmo mantenere anche nell'allestimento delle sale, in modo che i colori possano in qualche modo indirizzare i visitatori ad un'idea di area di competenza, quindi per ognuna delle discipline e quindi anche per le aree multimediali. Finora abbiamo fatto una parte del lavoro, ovviamente oltre allo studio dell'identità visiva, il MUGIPA è già sui social, ha già una comunicazione avviata. Un racconto che abbiamo iniziato a giugno, a luglio se non erro, quindi esistono sia una pagina Instagram che una pagina Facebook, il sito internet che è in costruzione ma ci siamo quasi, di cui vedete una piccolissima anteprima, e l'app audioguida che accompagnerà i visitatori con un'attenzione per gli ipovedenti nel racconto audio appunto delle sale, un sistema anche questo sviluppato da 3D Research e testato più volte in diversi progetti, e ovviamente il merchandising che al momento è in progetto ed è in via di definizione, tutta una serie di oggetti che appunto si potranno acquistare nel nuovo bookshop e che speriamo possano costituire anche, perché no, un motivo di introiti maggiori per il museo. Questo è tutto, vi ringrazio. Non lo so se c'è qualche domanda nello specifico per la dottoressa
che ha svolto adesso questa illustrazione del nuovo progetto. Mi viene da chiedere immediatamente, diciamo, un qualcosa riguardo la tempistica di realizzazione di questo progetto in pratica. E la tempistica nostra, diciamo, nell'elaborazione di tutto ciò che ancora è da realizzare, ovviamente si intreccia con le tempistiche dell'amministrazione, ma cioè, diciamo, proprio pratiche, perché sostanzialmente manca ancora la fase di sistemazione degli spazi del piano terra, che è fondamentale ovviamente per iniziare ad allestire a tutti gli effetti il museo. Ovviamente possediamo già tutti i contenuti che vanno inseriti nelle sale, ci saranno anche dei video, abbiamo già una parte delle applicazioni multimediali che andranno poi al piano superiore, c'è già, diciamo, previsto, acquistato da acquistare a breve l'hardware appunto per le installazioni, quindi si può dire che al momento ci sono tutti gli elementi e che abbiamo bisogno che vengano fatti questi lavori per mettere tutto insieme. Sarà pieno del GIN, quali saranno, quanti giorni a settimana sarà aperto e se c'è la possibilità anche di prevedere il pagamento? Questo forse vi possono rispondere meglio. Stiamo su questo già lavorando insieme con l'assessore francese, perché come dicevamo prima, tengo con le mani. Nel corso degli anni il museo ha avuto una gestione homemade, diciamo, no? Un po' casalinga, quindi con l'aiuto di alcune associazioni, poi con l'ausilio del servizio civile, con qualche dipendente comunale che a volte sono anche alternati, ma con mille difficoltà appunto si è riuscito a tenerlo aperto, però non con un calendario preciso, quindi non è stata data con un'identità precisa. Ovviamente una volta organizzato, quindi messo a sistema, inaugurato, è evidente ed è chiaro come questo tipo poi di gestione non possa essere utilizzata per il nuovo museo, per il Mugepa. Sarà un'altra storia il Mugepa, dovrà essere un'altra storia anche la gestione. Però per questo ci stiamo già muovendo e conteremo sicuramente di affidare ad un'associazione esterna la gestione, che poi dovrà appunto tenere aperto il museo per probabilmente 6 giorni su 7, mattina e pomeriggio, però queste poi sono tutte cose che andremo poi a definire più là. Quello che è certo è che anche con la disponibilità dell'ente metteremo anche dei fondi affinché l'associazione che gestirà non si troverà all'inizio a dover sopportare ad esempio le utenze, le spese delle utenze e quindi dell'energia elettrica e del gas. Daremo anche un contributo verosimilmente all'associazione affinché questa possa anche gestire più serenamente la fase di avvio del Mugepa, perché la fase di avviamento ovviamente non possiamo adesso prevedere il numero degli utenti, però facendo una proiezione questa sarà sicuramente importante, perché se ad oggi ha realizzato dei numeri con questo tipo di gestione, sicuramente poi con il nuovo Mugepa, con una gestione fatta sicuramente all'altezza, è ovvio che poi i numeri aumenteranno. Ad oggi il biglietto, se non ricordo male, è 2 euro, lo abbiamo nel corso degli ultimi anni sospeso a causa della pandemia, quindi per favorire anche l'accesso quindi ai turisti, alle scolaresche, non abbiamo fatto pagare nessun tipo di biglietto, e anche questo è ovvio, poi nel momento in cui verrà inaugurato il nuovo Mugepa, il nuovo museo, chiaro che poi il biglietto non sarà più di 2 euro, ma andremo sicuramente ad incrementarlo, proprio perché comunque verranno effettuati investimenti molto importanti da un punto di vista economico, ma soprattutto anche perché è chiaro che il costo poi dovrà essere anche dimensionato anche alla qualità del servizio offerto. Per cui questo è quello che andremo a mettere poi a sistema, però è ovvio che occorrerà del tempo, ma è questa poi la gestione che vorremmo dare al museo.
Non lo so se c'è qualche altra domanda. Allora, faccio un'altra curiosità. Sì. Beh sì, questo è. Sì, assolutamente sì, perché. Ma lo dicevamo, è stato. Mi è partito tutto da lì, quindi credo sia, oltre che un obbligo, un dovere, ma è anche, va dato il giusto merito a Mario, alla figura di Mario, che lo dicevamo, se siamo qui oggi anche perché grazie alla sua responsabilità. Molti forse avrebbero occultato tutto perché. Avrebbero preferito fare il vigneto e non offrire, donare alla comunità questo dono prezioso. Per cui se siamo qui è grazie a Mario, grazie alla bontà di Mario, grazie alla lungimiranza e alla sua responsabilità, per cui credo sia il minimo che poi un'amministrazione poi possa fare nei confronti di un figlio della nostra patria, della nostra comunità, che poi è scomparso prematuramente e che ha donato, ha lasciato in eredità a noi tutti un bene che dobbiamo sicuramente salvaguardare, promuovere e lasciare alle generazioni future, e dando il giusto valore che merita. E poi Mario Calderetti, l'assessore, voleva dire anche qualche cosa in merito a questo mazzo di carte. Sì, in questo anno in realtà abbiamo fatto come amministrazione, abbiamo proposto alla comunità una serie di azioni e di attività appunto di avvicinamento al museo, coinvolgendo principalmente i bambini, perché è da loro che vogliamo, diciamo, seminare questo senso di grande senso civico che Mario ha lasciato in eredità con questo museo. E abbiamo realizzato insieme ad Arte Pollino questo progetto. Abbiamo realizzato un mazzo di carte che ha, come potete vedere, elemento principale i rinvenimenti fossili che sono conservati nel museo. Un mazzo di carte che riprende un gioco molto antico chiamato Miriorama, il gioco del paesaggio infinito, è uno scambio di carte su cui si possono creare infinite storie, e alcune di queste carte raffigurano anche la figura di Mario, e quindi è un ricordo che noi volevamo anche lasciare in eredità alle nuove generazioni, a chiunque poi acquisterà queste carte, che probabilmente finiranno anche nel bookshop. Un'ultima domanda alla dottoressa, volevo chiedere se la collaborazione dell'azienda che ha fatto il lavoro è un contratto a termine, o alla fine, quando consegnerete, insomma, il progetto finito, continuerà la vostra collaborazione per trovare sempre qualcosa di nuovo? Allora, noi ovviamente abbiamo un accordo per lavorare su questo progetto nel modo in cui ovviamente è stato pensato, e quindi anche se non dovesse essere possibile terminare tutto entro la data di inaugurazione per qualche motivo, ovviamente poi faremo in modo di portarlo a termine. Che poi ci possa essere una continuità anche in futuro, ben venga, sicuramente è un progetto che ci sta appassionando moltissimo, me in prima persona, ad essere sincera, perché mi piace molto, diciamo, questo tipo di progetti, e sicuramente ci può essere altro da fare, altro da migliorare, questo sicuramente, ma magari anche qualcosa di correlato a questo, non necessariamente il museo stesso. Quindi posso dire solo ben venga. Sindaco, il figlio di colui che ha scoperto, insomma, poi i resti delle fosse, diceva nel suo intervento che in passato No, ci auguriamo di no. E, diciamo, è stata una storia travagliata questa del museo, perché fin da subito forse tutti, anche le varie amministrazioni che poi nel corso del tempo, no,
hanno governato Rotonda e capivano, sapevano, no, dell'importanza dei rinvenimenti, però obiettivamente poi le difficoltà nella gestione ci sono, adesso noi le abbiamo toccate con mano, sia perché trovare delle figure specializzate, no, che possano quantomeno offrire un servizio sufficiente ai turisti, ma poi anche nella gestione economica, perché è sempre stata fatta con una gestione troppo semplicistica. Forse dettata anche dall'attuale condizione del museo. Noi nel corso dell'ultima amministrazione, la scorsa amministrazione, abbiamo anche dato una parvenza museale, abbiamo fatto dei piccoli lavoretti anche internamente e abbiamo già dato un'impronta differente rispetto a come era gestito prima. Ha avuto anche l'elefante, diciamo, è stato spostato da destra a sinistra, è stato un po' spostato, ha avuto anche varie sedi il museo, fin quando si è trovato adesso questa collocazione definitiva. Già nel corso della passata amministrazione abbiamo cercato di valorizzarlo, però ovviamente con pochi fondi che avevamo a disposizione. C'era però questo importante finanziamento a cui faceva riferimento anche Francesco, e l'importante finanziamento che il Comune aveva avuto forse i primi anni 2000, che non era mai stato utilizzato. Vi era poi la difficoltà anche di utilizzarlo per le difficoltà economiche dell'ente, quindi abbiamo avuto nel corso di questi ultimi anni, abbiamo fatto un buon lavoro dal punto di vista anche economico e finanziario dell'ente, siamo rientrati da un importante debito che aveva e siamo oggi proprio qui, che aveva l'ente, siamo qui proprio perché riusciamo a utilizzare, siamo riusciti già a utilizzare in parte quei fondi, li utilizzeremo per appunto dare vita al Mugepa. Quindi io penso che poi delle cose belle, io credo che poi ci sia l'attrazione, no? Ci sia la volontà di continuarle a gestire. È difficile gestire una sala adesso così, ma poi quando sarà così bello anche chi ci sarà in futuro necessariamente credo si innamorerà del Mugepa, per cui è vero, sarà credo completamente un'altra storia, proprio perché offriremo sicuramente alla popolazione, ai turisti, un servizio importante che anche chi sarà poi al nostro posto in futuro non potrà sicuramente ignorarlo. Allora, ringraziamo, se non ci sono altre domande, ringraziamo il sindaco, l'assessore Francese, la dottoressa Di Cuia, Francesco Caldarelli, i colleghi della stampa, e buona giornata a tutti.